Il Festival della Mobilità Elettrica si è aperto con il convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri sul tema della mobilità elettrica in Italia. Fra i vari relatori presenti al convegno, Marco Belardi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri, e Massimo Trioni, che ha illustrato il progetto e-moving di A2A. La mobilità elettrica spaventa i bresciani come gli italiani, in primis perché non la si conosce e anche perché non è ancora ben incentivata dallo Stato. A Brescia sono solo 3 i possessori di tessera per la ricarica alle colonnine di A2A, che sono 18 in tutta la città. I progetti, sfruttati per far conoscere le peculiarità della mobilità elettrica, però non mancano. E-moving, sperimentazione di A2A, ha visto la distribuzione di 21 auto elettriche Renault ad aziende del territorio. Concorrenti come Enel, al fine di iniziare a sviluppare un'infrastruttura di ricarica sia pubblica che privata, che necessariamente doveva essere fornita per consentire poi l'utilizzo dei veicoli elettrici sia da parte delle aziende che da parte dei privati. Le infrastrutture di ricarica e le auto non hanno dei numeri di produzione tali da consentire una vendita a prezzi comparabili con quelli degli altri veicoli termici.